c'è storia e storia. Ci sono i grandi e i potenti che vivono nei palazzi e hanno molti servitori, e ci sono altri che scelgono di essere poveri e per questo vivono in luoghi semplici. Giovanni Battista, l'ultimo dei profeti, colui che battezzerà nel Giordano Gesù, appartiene alla seconda categoria. Si veste in modo curioso, peli di cammello, mangia insetti e vive nel deserto, lontano dalla comodità delle case. Ma soprattutto ha una missione: diventare come una voce che sempre grida la parola di Dio e non si stanca mai di ricordare a tutti che Dio ama la giustizia e desidera che nessuno dei suoi figli sia umiliato, disprezzato, privato del necessario per vivere. Giovanni chiama la gente ad ascoltare la parola di Dio e non ha paura di incontrare tutti: soldati, gente semplice, ricchi e poveri. A tutti propone il battesimo. Immergersi nel fiume Giordano e compiere un gesto di penitenza, chiedere perdono, iniziare una vita nuova. Un giorno Giovanni viene arrestato. Al re Erode non piace la sua attività di profeta, perché disturba il potere del sovrano e mette in dubbio l'onestà del re. Una sera a Giovanni tagliano la testa, lo mettono a tacere, ma in realtà il suo messaggio vive e di lì a poco arriva Gesù, che continua la sua missione. Anzi, Gesù stesso è la parola di Dio. Ciao a tutti, siamo arrivati alla seconda domenica di Avvento. In questa domenica accenderemo la seconda candela della corona d'Avvento che si trova in chiesa sull'altare, e è proprio il segno di questo cammino dell'Avvento che va avanti a passi spediti verso il Natale. In questa seconda domenica di Avvento ci farà compagnia un personaggio un po' strano, Giovanni il Battista, un uomo che viveva nel deserto e che nel suo messaggio annunciava agli uomini di preparare la strada per la venuta del Signore. Allora anche noi dobbiamo preparare la strada perché Gesù trovi il posto nel nostro cuore. Quindi togliamo dal cuore tutto ciò che non c'entra per far posto alla venuta del Signore Gesù. Questa settimana vi daremo una seconda immagine da attaccare sulla nostra lanterna e rappresenterà proprio una strada indicata da Giovanni il Battista. È la strada da percorrere per accogliere Gesù nella nostra vita. Ciao a tutti, vi aspetto domenica a messa.